Pinuccio Gianati, presidente dell'Associazione Frutticoltori Agricoltori Valle Brembana, 10 anni di Sagra della Mela, più di 25 anni di frutticoltura d'autore, consentitemi il termine, qui in Valle Brembana. Oggi c'è l'elemento del meteo che certo crea qualche limite, ma non ci sono limiti invece per la passione dei frutticoltori in Val Brembana. Quando siete nati, come è partita questa bella storia di natura? Allora, diciamo che siamo partiti nel 1992, le prime piante da frutto in Valle Brembana, in particolare a Moio de Caldo. Però passiamo subito al 2007, quando si è deciso da formare un'associazione, l'associazione AFAP, Associazione Frutticoltori e Agricoltori Valle Brembana. Da lì è iniziata questa realtà, diciamo, dove abbiamo realizzato un campo scuola a Moio de Calvi, dove ci sono circa 300 piante, facciamo i corsi di potatura, facciamo corsi di dirado, corsi diciamo didattici, facciamo un po' di tutto, perché lì è veramente un vero e proprio campo scuola. Siamo all'incirca 180-190 soci e tutti gli anni cerchiamo di migliorare la qualità. Vorrei parlare un attimino di questa decima sagra. Quando 10 anni fa decidemmo di venire a Piazza Brembana a fare una piccola sagra delle mele, nessuno credeva di arrivare a questo punto. Oggi siamo, lasciamo perdere il meteo che non ci è stato favorevole, però la gente ha conosciuto e apprezzato la nostra qualità, le nostre mele, e abbiamo visto quanta gente oggi è arrivata con queste condizioni di tempo, è arrivata a Piazza Brembana. Non abbiamo solo le varietà tradizionali, Golden, Renette e compagnia bella. L'associazione è andata alla ricerca di varietà resistenti. Varietà resistenti, cosa intendo dire? Che oggi troviamo in commercio, o perlomeno stanno arrivando mele che necessitano di pochi trattamenti, e sapete che oggi con meno fitosarmaci diamo alla frutta e va a vantaggio di tutti. Ecco, il proverbio dice: una mela al giorno toglie il medico di torno. Una mela in Val Brembana può aprire anche prospettive importanti. Ma potrebbe sì. Dobbiamo avere un po' tutti, non solo i frutticoltori, ma un po' tutti un aiuto forte da parte di tutti, magari delle associazioni, dei comuni, di tutti questi, per cercare di migliorare e da darci una mano, perché sarebbe buona cosa. Grazie Gianati, viva le mele della Val Brembana, ma viva la valle nel suo insieme. E grazie a voi, grazie a tutta la gente che è venuta in Alta Valle e a Piazza Brembana. Siamo con Marco Muttoni, uno dei volontari addetto alla vendita della Sagra della Mela. Tempo brutto, gente tanta. Malgrado il tempo, la gente ne è venuta tanta. La mela da Val Brembana è sempre più apprezzata e questa cosa ci fa molto piacere. Vengono clienti da tutta la provincia di Bergamo, gente che apprezza da molti anni la nostra mela, e questo ci fa molto piacere. Ecco, noi qui abbiamo in sottofondo anche lo spettacolo dei burattini, ci sono tante le famiglie che arrivano. Qual è il tipo di richiesta di coloro che salgono anche dal milanese per le mele della Val Brembana? Credo che non proponiate solo le classiche mele rosse o mele gialle. Ci chiedono il prodotto autoctono della Val Brembana, la mela brembana che abbiamo proposto da quest'anno come pianta da piantare come nuovo tipo di mela.
Purtroppo non siamo riusciti a esaudire tutte le richieste perché è ancora una mela che è in fase embrionale, diciamo, che stiamo proponendo da questa sagra in poi. Quindi nei prossimi anni riusciremo a avere anche questo prodotto autoctono dalla Val Brembana, la mela brembana. Siamo ormai qui dietro le quinte della Sagra della Mela con le ragazze dell'Istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme che stanno preparando le richiestissime frittelle di mela. È la prima volta che siete alla Sagra? Sì, quest'anno sì, è il primo anno. Voi frequentate quale anno al corso dell'Istituto Alberghiero? Il quinto anno di pasticceria. Perfetto, quindi è un bel banco di prova. Le frittelle sono davvero squisite, possiamo dirvelo, c'è la gente che ce lo dice. Qual è il segreto per una frittella perfetta? Le buone mele. Quindi con quelle della Val Brembana andiamo sul sicuro. Abbiamo sentito Daniele, io già non mi ricordo il nome di Paola, credo. Paola, ci vuoi dire anche tu, credo siate compagne di scuola? Chi è più bravo? Lei è più brava. Daniele è la più brava. No, non è vero. Ok, su quello chiederemo ai docenti, però vi chiedo, lavorare con la gente del territorio, con i frutticoltori e con i prodotti della Valle Brembana è un valore aggiunto per quello che fanno? Sì, perché parlano in bergamasco e quindi andiamo. La vostra specialità con le mele della Val Brembana? La torta di mele. Siamo sul classico. Sì, sì, il classico vince sempre. Paola? Sono d'accordo con lei. Quindi niente strudel, non siamo tirolesi, bergamaschi, torta di mele. Certo, sì, 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 sì. Grazie, grazie alle ragazze dell'Istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme. Buon lavoro. Chiara Angeloni, anima dei giovani della Proloco di Piazza Brembana, la Sagra della Mela, al di là del meteo di quest'anno, un appuntamento ormai irrinunciabile nel calendario annuale. Tante attività, tanto impegno, tante difficoltà, ma anche tante soddisfazioni. Sì, buongiorno, siamo qui per, dopo tanti anni ancora, con la Sagra della Mela, che ogni anno diventa sempre più impegnativa, ma anche sempre più soddisfacente proprio, nel senso che ogni anno che passa ci rendiamo conto di quanto questi due giorni portino tanta gente a Piazza Brembana, e non è gente solo della Valle Brembana, ma tanta gente che arriva da fuori provincia anche. E gli eventi come la Sagra, insomma, che vengono fatti fuori stagione, sono quegli eventi che creano un po' il ponte tra la stagione estiva e la stagione così un po' più morta che c'è tra l'estate e l'inverno. Quindi sicuramente eventi laboriosi dal punto di vista organizzativo, ma anche eventi che sanno creare presenza e attesa sul territorio, nel senso che comunque tutto il paese di piazza aspetta la Sagra della Mela. E speriamo che il meteo l'anno prossimo ci conceda la possibilità di far di più. Ma devo dire che anche quest'anno, nonostante i due giorni di pioggia, sta uscendo gran bene. E comunque la risposta c'è stata anche quest'anno. Siamo con Andrea Midali della gastronomia Pasticci e Capricci di Piazza Brembana, uno dei soci di Altro Brembo, questo consorzio che unisce enti pubblici ma anche e soprattutto operatori della Valle Brembana. Con sé ha una torta di mele, siamo evidentemente all'originalità, ma in cui c'è anche un grosso messaggio, quello di una filiera dei prodotti della Valle Brembana, perché Andrea fa parte anche dei cerealicoltori della Valle Brembana, che il 26 e 27 ottobre prossimo festeggeranno la festa del mulino Acusio, che è un po' il cuore dell'associazione, ma con questa sua produzione ci racconta un po' anche di questa filiera che non è solo mela, solo farina, ma che mette in rete produttori e trasformatori come siete voi. Esatto, innanzitutto buongiorno, e niente, dietro a tutto questo che vedete, che state vedendo, c'è comunque un gran lavoro a partire da febbraio, marzo, aprile, dei frutticoltori
che preparano le piante, stanno attenti alle gelate, alle grandinate, per poi portarci un ottimo prodotto, prodotto con la quale una sera io e mia moglie abbiamo deciso di rispolverare una ricetta antica di sua nonna, e una ricetta antica ma stranamente senza burro, e quindi abbiamo incominciato per scherzo a produrre la torta di mele della Valle Brembana. Ci troviamo sempre col presidente Pinuccio, guardiamo le mele, quali usare, quali non usare, perché non tutte vanno bene per la nostra torta. Crediamo che in valle si può avere molto dalla nostra terra e dal lavoro delle persone che ci sono nei vari settori. Questo ne è un esempio, vi invito ad assaggiarla non solo alla Sagra ma anche in giro per la Lombardia quando facciamo i mercatini o insieme all'AFAB o solo come gastronomia, pasticci e capricci, ma anche nel nostro negozio a Piazza Brembana. Siamo con Stefania Busi, che qui oggi alla Sagra della Mela rappresenta la latteria sociale di Valtorta, una realtà sicuramente importante, sicuramente d'eccellenza. Tante persone apprezzano i formaggi, siamo nella settimana dei mondiali per quello che è l'arte casearia, e quindi è davvero un appuntamento importante anche quello della Sagra della Mela, soprattutto per la qualità. Stefania fra le mani ha fra l'altro la Gris di Valtorta. Ecco, cosa caratterizza la produzione di Valtorta? Qual è la storia, molto in breve, della latteria sociale, che è una storia antica e importante di competenze e di tradizione, e quali sono le caratteristiche del nostro agri? Allora, la latteria di Valtorta è nata nel 1954, è composta da una dozzina di soci che conferiscono, tutte dell'Alta Valle Brembana, che conferiscono il latte alla latteria sociale, che poi trasforma il latte nei prodotti che vedete qui dietro. Uno di questi prodotti è la Gris di Valtorta, che viene prodotto ancora con il metodo tradizionale. La parola Gris deriva da agro, che significa acido, dal metodo di lavorazione appunto della Gris, ed è questo formaggino di forma cilindrica che in passato veniva trasportato nelle pate con le gerle in spalla dalle donne e dagli uomini di Valtorta, che lo trasportavano in Valsassina, dove poi veniva trasformato nel prodotto finito. E noi siamo orgogliosi di continuare ancora oggi la produzione di questo Gris, che è presidio Slow Food. La Sagra della Mela, un appuntamento forse il principale fra quelli legati ai sapori della valle, una leva su cui Alto Brembo fa davvero tanto. Assolutamente sì, la 10ª edizione della Sagra della Mela, la prima edizione bagnata, però si è confermato comunque un appuntamento importante per la valorizzazione dei nostri prodotti e del nostro territorio. È un appuntamento ormai fisso della stagione autunnale, insieme anche agli altri che menzionavi tu, la Sagra della Castagna, Fungolandia, la Festa al Mulino, Erbe del Casaro, sicuramente è quello che attrae il maggior numero di visitatori, e anche quest'anno, diciamo, nonostante la pioggia, si è salvato bene. Ecco, la leva enogastronomica ci riconduce direttamente al mondo dell'agricoltura. Non avremmo questi prodotti, non avremmo questi cibi se non ci fosse anche un ritorno all'agricoltura, un ritorno all'attività zootecnica, un ritorno alla frutticoltura. Fabio Bonzi è assessore all'agricoltura e anche persona del settore, soprattutto quello caseario. Quanto è possibile investire in questo settore per il futuro della valle? Ma credo che sia importante investire in un settore come questo, perché penso che sia uno dei pilastri dell'economia della Valle Brembana. Al di là dei formaggi, che comunque la fanno da padroni in Val Brembana, ci sono anche altri prodotti che stanno venendo un po' avanti con lo sviluppo, ad esempio le stesse mele, che oggi sono gestite come forma di volontariato, però sicuramente è un spicchio di settore interessante che forse va valorizzato. L'importante è coinvolgere anche i giovani in questo tipo di investimento, in quanto sono i giovani che ti permettono di dare una visione di lungo periodo e non di breve periodo. Per cui la cosa che andrà fatta nei prossimi anni è sostenere tutte quelle attività che si stanno investendo sul nostro territorio e ragionare soprattutto quei giovani quale tipo di agricoltura si vuole sviluppare, perché probabilmente eravamo abituati a un tipo di agricoltura qualche anno fa, ma che adesso sta subendo una piccola metamorfosi, anche adattandosi un po' alle esigenze dei nostri territori.